Salve, insomma, gli abbiamo rotto il culo al Milan. Allora, c'è una novità, domani, insomma, su Facebook già ho messo qualche post, ho messo, domani inizio una nuova avventura, ho preso un bar, insomma, e aprirò un bar per chi magari sta da queste parti, dove vivo io, o magari chi viene in vacanza e non viene a trovare, al centro commerciale La Palmera. Qualcuno su Facebook già l'aveva visto, questo annuncio. Se qualcuno gli interessa, domani facciamo insomma l'apertura e via. Se parte con un'avventura. Dopo aver avuto tre bar in Italia e diciamo due bar qua, diciamo, mi ero promesso che non avevo più bar, invece poi alla fine ci sono ricascato un'altra volta. Però va bene così. Questa è la novità. Poi, insomma, sta Juve che vince. Vince con un Milan che sinceramente ha giocato meglio da Juve. Sinceramente, vabbè, a giocare meglio da Juve non è che ci vuole tanto, a giocare meglio da Juve, però è il Milan, insomma, si è dimostrato insomma una buona squadra. Insomma, poi si era vista pure nelle ultime partite, insomma, se la fa bene. E Bonucci ha segnato l'ex, come al solito succede sempre così. Ogni volta che magari succede una cosa del genere, che ti segna qualcuno, chi ti segna? Ti segna sempre l'ex, ti segna, capito come? Ti segna sempre l'ex. E vabbè, la Juve vince 3-1. Un 3-1 che non so, perché la Juve non è che ha giocato bene, sinceramente, fino ai due gol. Subito è partita bene, è partita. La Juve, come al solito, parte sempre abbastanza bene a far gol, poi dopo se tira in difesa, comincia a difendere sempre quel piccolo vantaggio, poi si è fatta ripiare. Niente, poi insomma, il Milan ha avuto pure diverse occasioni per passare in vantaggio e non c'è riuscita. E poi noi al solito riusciamo a vincere, però senza convincere tanto, senza convincere, nel senso, perché uno le partite, io non lo so, sta squadra è strana, forse succede solo in Italia, come è successo poi pure col Tottenham, è successo perché riesce a avere, non lo so, tanti dicono sarà merito Allegri, no, non lo so, proprio la Juve è nata, questo periodo ce l'ha fortunato, è nel destino che ce l'ha scritto che deve essere fortunata, che magari dovrà vincere pure il settimo scudetto, è sede che nel destino è scritto che deve vincerlo per forza. Il Napoli oggi ha perso una bella occasione per star dietro la Juve, che ha pareggiato con Sassuolo, stava a perdere. L'Inter ha vinto 3-0, la Roma ha pareggiato, ha perso colpi, la Lazio che stava a perdere 2-1 con quelli che non dice il Benevento e poi alla fine ha vinto 6-2, vabbè. Insomma, una giornata calcistica che ha visto insomma, un po' di sorpresino ho visto. E questa della Juve, come ho detto, è stata una sorpresina. Cioè, vabbè, la Juve si sa che in casa, bene o male, in modo o in un altro, riesce sempre a vincere. O a fatico, a culo, come cazzo, riesce sempre a vincere. C'è sempre la. È come scritto, capito come? Tu stai là, devi pure fare una partita di merda. Alla fine tu sai e sei consapevole che sta squadra segna, anche giocando di merda, perché normale. È così, purtroppo è così. Purtroppo per gli avversari, per fortuna per noi. Però sinceramente, quando io devo vedere sto gioco, come sempre detto, sto gioco così, mi scoccia vedere sto gioco così, però più sto gioco è così, più è. Però il campionato va bene. Però ho detto, poi vediamo mercoledì contro il Real Madrid quello che fa la sua squadra. Vediamo mercoledì. Perché sinceramente, non lo so, io ormai, non parlo più. Non parlo più perché al culo mai dire mai, come si dice, al culo mai dire mai. Perché quello che succede a sta squadra, poi magari ecco, è facile che potremmo tornare in fila un'altra volta e poi magari perdere un'altra volta, perché noi siamo abituati. Perché purtroppo forse nelle partite secche dove magari patiamo un po' di più, nelle partite secche, nei doppi confronti magari riusciamo a dare il meglio di noi, però nelle partite secche il rebus è questo secondo me. Vabbè, comunque niente, ha segnato Dybala, ha fatto un bel gol, poi Bonucci adesso. Vabbè, poi la Juve noi ci siamo riportati in vantaggio con Quadrado, è entrato Quadrado, sa, i cambi, avete visto forte il giro dei cambi, ha seccato il cambio, ha segnato Quadrado e poi alla fine Khedira, insomma Khedira ha fatto un bell'assist, insomma la Juve ha fatto diciamo alla fine una buona partita verso la fine, verso gli ultimi 15 minuti nel momento che ha segnato ha fatto i due
Niente. Poi il Milan ha giocato meglio. Questo, onestamente, ha giocato meglio. Però purtroppo per gli avversari, noi funzionavamo così, come ho sempre detto. Comunque, questo gioco a me mi deprime sempre perché, come ho detto, come fa un golletto, subito se tiriamo in difesa, non cominciamo più a giocare. Se fa mettere sotto, insomma, il Milan ci ha messo sotto per un bel periodo, ci ha messo sotto e stai lì che te nervosisci, te incazzi. Però poi alla fine, anche se te incazzi, trovi il risultato, perché la Juve è questa. Purtroppo per gli avversari, mi scoccia, magari a volte vince così, però riesce a vincere così, va bene, tanto alla fine che devi fare? Ci accontenteremo del settimo scudetto, dell'ennesimo scudetto, e magari alla fine butteremo una Champions, perché con questo tipo di gioco in Champions alla fine non è che poi produce tante belle cose, tante cose non si possono produrre con questo gioco. Ok, ragazzi, io vi saluto e niente, vi rammento che ho il bar, chiusa da queste parti domani, magari centro commerciale Palmera, sotto so io. Ok? Ciao ragazzi, alla prossima. È sempre forza io comunque. E vediamo con Real. Ciao.